Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Adesso ci troviamo nel mio paese natale. Ho voluto, dato che qua ho la disposizione del forno a legna, provare a fare la verace pizza napoletana. Ho scaricato e stampato il manuale per realizzarla. L'ho letto, sono sincero, dato che sono in ferie, non l'ho letto proprio che lo conosco a memoria. Ho letto le cose più importanti, le cose principali. Detto questo, iniziamo con il dire che ho utilizzato il tipo di impasto che c'è all'interno dell'esempio sul manuale, che appunto ha un tempo di fermentazione di 8 ore. Non so se si vede, comunque 8 ore di tempo di fermentazione, 23 gradi di temperatura che lì abbiamo. Come lievito ho utilizzato un lievito di birra 1,5 grammi, sale 50 grammi. Come farina ho utilizzato una Caputo pizzeria, di farina circa 1,8 kg. E niente, basta chiacchiere, adesso mi metto all'opera e andrò ad impastare. Venite con me. Allora, secondo il manuale bisogna prima di tutto partire dall'acqua, assicurarsi che il contatto diretto tra sale e lievito non avvenga per un tempo superiore ai 5 minuti, altrimenti il sale andrebbe a danneggiare le cellule del lievito. Ok, andiamo. Ok, perfetto, quindi partiamo dall'acqua come da disciplinare, aggiungiamo il lievito e il sale, facciamo sciogliere il tutto e andiamo gradatamente con la farina, fino ad ottenere un impasto elastico e relativamente liscio. Dopo aver lavorato l'impasto, come avete visto dalla GoPro, ovviamente è un piano di lavoro che non è il massimo, è un tavolo che si muove. Come da disciplinare, vado a mettere un panno umido sull'impasto e lo faccio riposare per circa 10 minuti, un quarto d'ora. Passati questi 10 minuti, andremo a formare i panetti. Spero che dopo questi 10 minuti l'impasto presenterà leggermente più liscio di come era prima di andare a mettere il panno sopra. Ovviamente, incidenti di percorso che possono capitare. Ci vediamo fra poco. Allora, passati 10 minuti con il panno umido sopra, andiamo con la stagliatura, ovvero la creazione dei panetti. Per creare i panetti, secondo manuale, andremo ad utilizzare la tecnica della mozzatura, quella che viene utilizzata in pratica per creare le mozzarelle. Per fare questo dobbiamo creare un filone, un filoncino, poi creeremo queste piccole mozzarelle, questi piccoli panetti, e andremo a pesarli. Andremo a pesare dei panetti da 200 grammi per una pizza che andrà dai 22 ai 24 centimetri di diametro. Dopo aver riposato, l'impasto risulta molto più liscio ed è pronto quindi per essere lavorato e per la creazione dei panetti attraverso la tecnica della stagliatura. Una volta che i panetti saranno belli lisci e pronti, verranno posti all'interno di una cassetta per farli lievitare. In questo caso farò lievitare i panetti per circa 8 ore. La prima cosa che andiamo a fare è quella di preparare il pelato. Il pelato andrà fatto sgocciolare in modo da fargli perdere tutta la parte acquosa o gran parte della parte acquosa e va spezzettato, frantumato a mano come da manuale. Dopo aver preparato il pomodoro, passiamo al fior di latte che andrà tagliato a listelli non troppo spessi. L'ultimo ingrediente per la nostra pizza, che sarà appunto una margherita, è il basilico fresco e ovviamente non deve mancare un ottimo olio extravergine d'oliva. Adesso siamo arrivati al momento in cui accenderò il forno. Non sono un esperto di forni a legna, però secondo il manuale della verace pizza napoletana bisogna utilizzare della legna che non vada ad alterare il profumo e il sapore della pizza in cottura. Qua consiglia la quercia, il frassino, il faggio e l'acero. Purtroppo non ne ho nessuno di questi, forse un po' di quercia perché abbiamo legna mista per fare il fuoco qua a casa, quindi per questa fase non saremo proprio come il manuale purtroppo. Questo c'è e quindi dobbiamo adattarci. Adesso andrò ad accendere il forno e vi farò una piccola ripresa di come ho preparato la legna e poi dell'accensione del forno. Qui ho preparato le legne di castagno che mi daranno una mano ad accendere più velocemente il forno e farlo arrivare a temperatura. Ho già inserito la legna di castagno all'interno del forno, nella bocca del forno. Poi metterò delle legne pilota che daranno una fiamma continua durante tutta la cottura. Per accendere il fuoco all'interno del forno ho utilizzato un po' di carta, proprio per essere più puliti possibile e non utilizzare nulla che possa andare a compromettere il risultato finale della pizza. Adesso aspettiamo che prenda per bene e poi andiamo a mettere le legne pilota. Allora, ci siamo quasi. Il forno sta riscaldando da circa un'ora e mezza. I panetti saranno pronti fra un'oretta circa, quindi la lievitazione di 8 ore sarà completa tra 60 minuti. Il forno si presenta in questo modo. E niente, quindi noi ci vediamo fra circa un'oretta. Passati
passate le 8 ore e con il forno ben caldo possiamo andare alla stesura. Piccola ripassata al manuale di come stendere e farcire una margherita e si inizia. La prima cosa che vado a fare è quella di stendere il disco di pasta con la tecnica appunto napoletana, lasciando il cornicione e andando ad effettuare la tecnica dello schiaffo. Non perfetta ovviamente perché sono le prime volte, però comunque secondo me abbastanza accettabile. Una volta steso bene il disco di pasta in modo che tutte e due le mani passino all'interno, vado con il pomodoro, il basilico e poi il fior di latte. Un giro d'olio extravergine d'oliva e siamo pronti per andare in forno. Per quanto riguarda l'infornata, secondo manuale è molto importante infornare con decisione e velocemente. In questo caso ho girato la pizza soltanto una volta per farla cuocere uniformemente da tutti i lati e poi per cercare di ottenere una cottura quanto più perfetta possibile ho giocato un poco con la pala e con il fuoco. La pizza ha cotto circa 60 secondi e abbiamo ottenuto un bel colore dorato. Nella parte sottostante la cottura della pizza è uniforme, la pizza risulta facile da piegare, tipica caratteristica di una pizza napoletana, l'alveolatura della pizza sembra abbastanza accettabile e vi posso assicurare che la fragranza e il gusto non erano per niente male. Grazie a tutti ragazzi per aver visto questo video fino a questo punto. Ovviamente non è una pizza napoletana come quella di Gino Sorbillo, però è una pizza napoletana fatta secondo manuale della pizza verace napoletana. Gli errori ci sono, mi raccomando nei commenti non siate troppo aggressivi, anche perché siamo tutti amanti della pizza e quindi che dire. Viva la pizza e adesso vado a mangiarmela. Ciao a tutti.